Organizzata per la prima volta 19 anni fa a Sant'Orso di Fano, la festa della Gloop è riuscita a coinvolgere anno dopo anno non più soltanto il quartiere ma tutta la città. Nata da una semplice idea di cenare in compagnia con del cibo portato da casa racchiuso in una tovaglietta, la manifestazione torna dal 23 al 26 luglio prossimi con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età. A dare il via alla kermesse giovedì sera sarà una cena di beneficenza a favore della Caritas parrocchiale, alla quale nel 2014 sono stati donati circa 800 euro. L'iniziativa è stata riproposta anche quest'anno e ad un costo di 12,50 euro si potranno degustare tutte le specialità offerte dagli esercenti del centro commerciale, dai bar alle pizzerie, dalle gastronomie ai panifici alle gelaterie. Ma grazie alla collaborazione di circa 100 volontari, oltre alla solidarietà, non mancheranno intrattenimento per adulti e bambini, spettacoli di danza, musica dal vivo e momenti dedicati allo sport, come la partita del cuore che si svolgerà sabato 25. I protagonisti saranno gli ex giocatori 1980 della squadra Sant'Orso, che scenderanno in campo alle ore 18:30 all'impianto sportivo Filippo Montesi. Questa nuova location che è stata piaciutissima, abbiamo avuto solo tanti applausi per la scelta del centro commerciale, quindi tutti i 4 giorni sono programmati al centro commerciale con tre piazze di divertimento suddivise: piazza dello sport, dove appunto verranno tutti gli avvenimenti sportivi, e scuole di ballo che si esibiranno tutti e 4 le giornate. Poi nella piazza centrale la grande area balera e spettacolo con le più belle orchestre, tra cui il sabato eccelle la Roberta Capelletti, la Marina Damiani, le Belle Époque, la Balla Onda di Athos Donini, e poi la piazza concerti, cioè la piazza quella davanti alla chiesa, dove avremo con noi la Luca Vagnini Band, la Borghetti Bugaron Band, e poi la domenica per finire la band Shampoo. Si sta pensando al ripristino della mitica e tipica pignatta, ma tante altre sorprese: la pesca rompipalle, il parco giochi per i bambini, lo stand della Piada ritorna del comitato della Gluppa, mercatini, mostre, fotografie, insomma. Basta, perché sennò non finisco più. La festa tradizionale della Gluppa a Sant'Orso vi aspetta, con la Gluppa o senza Gluppa, perché chi la Gluppa non avrà troverà tante specialità nelle 9 taverne che sono altro che gli esercenti del centro commerciale, che vi hanno preparato tante specialità a dei prezzi popolari. Quindi mi raccomando, 23, 24, 25, 26 luglio, tutti a Sant'Orso con la Gluppa, edizione 2015.